Kradu, Azkrift, OG, Virja, Bolluna, Sidid, Vinny, Ocar. E che vuol dire? Vuol dire iscrivetevi, attivate la campanellina, supportate il nostro lavoro in islandese, signori! Dove l'hai saltato fuori l'islandese? Le mie vie sono infinite, dottor Guzzoni. No, sappiamo che c'è sempre in vigore la solita rubrica Impara le lingue con Casta. Esatto. Che De Agostini cita un baffo in confronto. Tanti baffi, oserei dire. Tanti baffi. Visto che loro, a tutte le lingue alle quali ci ha abituato lei, non ci sono arrivati. Esatto. Ma signori, come avete potuto notare, siamo nuovamente qua! Guarda un po'! Per intrattenervi, per deliziarvi con tutto il nostro armamentario, perché signori, anche, benvenuti anche ad una nuova... Anche per l'appetito, ecco, già che ci siamo. Come? Dica? Anche per togliervi il sonno e l'appetito. L'appetito vi è mangiando? Sì, certo. Ma eccoci qua per una nuova mirabolante ed entusiasmante puntata del programma amato da grandi, piccini, uomini, donne, piante, gatti e qualunque essere vivente animali presente sulla galassia. Aio! Aio! E allora signori, benvenuti a Volley Click! Volley Click, un programma sponsorizzato dalla FIPAV. Viva la FIPAV. Da dove l'ha pescata stavolta? No, cerco di utilizzare la mia voce in diversi modi, ecco. Sì, sì, certo, certo, certo. Ma ad esempio con la sigla degli europei di calcio, ma quella è un'altra storia. Appunto. Che sto già avendo problemi con delle personcine a modo... Stato Vaticano, ma questa è un'altra storia. Addirittura. Beh, sì. Dopo che ho usato un canto di chiesa per la sigla degli europei, ecco. È stato molto dissacrante, ho già capito. Sono già venuti a tirare le orecchie. Sì, esatto. La scomunica è vicina. Ciao Francesco, ciao ciao. Che può essere riferito anche a Papa Francesco che a Francesco Totti, tanto se avesse definita a Roma. Esatto, o a Francesco Recine, tanto per rimanere in tema di pallavolo. Ma... Esatto. Ma naturalmente lo avete già visto, è già pronto in tutto il suo splendore per la gioia delle sue ammiratrici a Rio e Fukuoka. Sì, ammiratrici, sì, sì. Shiro Takigawa! A.K.A. Yuji al contrario, A.K.A. il cordiale gufo, A.K.A. il dottor, aggiusta tutto, Arrotino, donne, è arrivato l'Arrotino, ecco, artigiano della qualità, facchino di wildivery.com, nonché protettore di Pino il gatto filippino, Mimosa la gatta dell'acqua cetosa, e Gigiño, il gatto, bisogna vedere quale dei quattro, Dumara Canasigno, il dottor Cristian Buttazzoni. Eccolo là, nonché commesso di Tigotà adesso. Ah, addirittura commesso di Tigotà, sì. Bene. Tigotà, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia. Tigotà, belli, puliti e profumati. Sponsor della Lega Pallavolo Serie A femminile. Esattamente, il nostro mini spot che ci fa compagnia ogni settimana. Esatto. Tigotà, pagaci! E noi vi aiuteremo a diventare grandi. Appunto, adesso divento anche commesso di Tigotà. Esatto. Già che ci siamo, no? Vabbè. Infatti le devo chiedere un paio di prodotti per la pulizia anche di casa mia e qualche prodotto per aggiustare il fornello che a casa mia è andato un po' a farsi benedire. Vabbè, qualcosa toccherà pur avere per risolvere questi piccoli problemini. Esatto. Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, siamo qui, siamo già arrivati in Europa, siamo tornati sul suolo europeo dopo la lunga tournée extraeuropea perché questa settimana ritorna la Nations League
quella per quanto riguarda il volley maschile, e soprattutto verrà svolta in quel di Lubiana, ecco. Non sarà tanto lontana da qui, effettivamente. Esatto. E quindi, insomma... quindi magari una toccata e fuga dalle parti di Tigotà per prendere un paio di prodotti e poi ritorniamo a esatto, esatto. E sì, magari qualcuno potrebbe fare una toccata e fuga a Lubiana, appunto. Ma vabbè, non, tanto non è così lontana come si potrebbe pensare. Diciamo che una settimana abbastanza, vabbè, come già detto, l'Italia anche al maschile ha già raggiunto il traguardo minimo, vale a dire la qualificazione alle Olimpiadi, adesso può dedicarsi, diciamo, con meno pressione anche a quella che è quella che è la caccia dei risultati della VNL. Però quello che ci aspetta in questa ultima settimana, non sarà una passeggiata, anche perché adesso ci toccherà già dal prossimo mercoledì, che sarà l'inizio della ultima settimana di VNL, la sfida ai campioni d'Europa della Polonia, nonché vice campioni del mondo. E quindi, insomma, sarà una sfida decisamente interessante e decisamente di alto livello. Comunque vai a sfidare quella che è stata la nazionale che praticamente ti ha conteso sia l'europeo che il mondiale, oltre ad aver vinto anche l'ultima Nations League, diciamo un po' senza troppa fatica, anche perché l'Italia, come ben ricordiamo, l'anno scorso era uscita, se non sbaglio, in semifinale contro la Francia. No, in quarti di finale, per cui non è stata, diciamo che poi per la Polonia vincere quel trofeo è stato abbastanza semplice. Poi siamo arrivati agli europei e agli europei appunto c'è stata la finale in Italia con appunto il favore del pronostico che sembravano tutti dalla parte dell'Italia, invece poi è arrivato il risultato che un po' non ti aspetti, con la Polonia che ci ha letteralmente battuti e si è presa la rivincita dopo essere stata sconfitta al campionato del mondo. Campionato del mondo che, non dimentichiamoci, sarebbe stato il terzo mondiale di fila per la Polonia. E quindi, insomma, diciamo che è una sfida assolutamente da non sottovalutare, e comunque una sfida abbastanza importante che verrà seguita da un'altra sfida non di poco conto, vale a dire quella con la Bulgaria di Kiko Bengini. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria! Esatto, che c'è la tendono del pipero, come dice quello. Ecco, quindi torniamo a sfidare di fatto andiamo a sfidare al maschile la Bulgaria, che è stata da poco raggiunta dal nuovo commissario tecnico Bengini. Insomma, diciamo che anche la Bulgaria non ci ha fatto, cioè è una nazionale da non sottovalutare. Ecco. E poi, mi era capitato Italia-Stati Uniti, ma poi vi svelerò il perché. E poi c'è un'altra sfida da non sottovalutare, anche qui con una nazionale che ha sempre fatto vedere di essere
comunque sempre i vertici, soprattutto in campo europeo, che, è proprio, che sono proprio i padroni di casa della Slovenia. E li affronteremo, sabato alle 20:30. Per poi chiudere la settimana con, diciamo, con una nazionale emergente in questo caso, perché di sicuro non si può paragonare la nazionale turca maschile a quella femminile, però comunque si stanno facendo vedere anche in campo anche in campo internazionale, basta vedere un po' quello che stanno facendo anche le squadre di club. Per cui anche la sfida con la nazionale turca non sarà assolutamente da sottovalutare, anzi sarà comunque una sfida importante, da quantomeno per completare quello che è il percorso anche in anche per quello che riguarda il fatto di ottenere, diciamo, di guadagnare posizioni nel ranking e poi anche per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili per quello che riguarda, quelli che riguarderanno il prosieguo anche della VNL con i quarti di finale. De Giorgi, che tra l'altro ha già diramato la lista dei convocati per quello che riguarderà l'ultima tappa di VNL, e diciamo che c'è anche qualche sorpresa, perché se andiamo a vedere un po' la lista dei convocati, sembra che effettivamente lui abbia per quest'ultima settimana ha lasciato diciamo riposare quelli che sono i big, i titolari della nazionale, mandarli in campo comunque delle seconde linee che sono comunque di tutto rispetto, perché se andiamo a leggere abbiamo come palleggiatori Marco Falaschi, Paolo Porro e il rientrante Riccardo Sbertoli, che avevamo lasciato a Trento per appunto quello che era anche un problema alle maniche, quindi per un certo periodo non ha potuto giocare e quindi ha dovuto anche saltare per dire la finale di Champions League, tanto per dare un dato, e invece poi adesso lo ritroviamo qui in nazionale. Allora, poi appunto, proprio per andare su questo trend, basta vedere anche la lista degli altri giocatori, in cui abbiamo tra gli schiacciatori Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine e Tommaso Rinaldi. Davide Gardini, che tra l'altro è il figlio di Andrea Gardini, così, giusto per ricordarlo. Poi come centrali abbiamo Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Musca e Giovanni Sanguinetti. Come opposti abbiamo Alessandro Vovolenta e Fabrizio Gironi, mentre come liberi abbiamo Marco Raggini e Gabriele Lorenzano. Quindi una lista anche piuttosto lunga per quello che riguarda l'ultima tappa di VNL. Tra l'altro i ragazzi sono già partiti alla volta di Lubiana, e se andiamo a fare i conti sono 3, 2, 5, 2, 7, 11, sono 16 giocatori che prenderanno parte a questa spedizione, di cui appunto tra questi 16 dovranno essere scelti i 14 che andranno poi a comporre
a comporre la squadra che scenderà in campo durante le partite, e quindi saranno sette titolari, di fatto sette riserve. E quindi insomma diciamo che il dato è questo qui, che sarà comunque una nazionale abbastanza giovane, abbastanza diciamo fatta da quelle che sono le seconde linee, come detto, per far riposare i titolari, che vedremo poi probabilmente nel corso della seconda tappa nella fase di eliminazione diretta della VNL, appunto per cercare, come detto, di guadagnare la miglior posizione possibile. Come detto, adesso le tre sfide che ci toccheranno, anzi le quattro sfide che ci si presenteranno di fronte, sono sfide da non sottovalutare e comunque da, per certi versi, tra virgolette, temere, ma credo che ai ragazzi di De Giorgi l'entusiasmo e la grinta non manchi di certo, e quindi potrebbero essere tranquillamente in grado di affrontare anche queste sfide. E quindi adesso vediamo un po' come concluderanno la fase eliminazione diretta, in che posizione si piazzeranno all'interno del ranking mondiale per appunto arrivare alla fase eliminazione diretta della VNL. Per cui adesso si tratta solo di aspettare e di vedere quella che sarà anche, come detto, la prima sfida di questo turno, che ci vedrà opposti niente meno che i campioni del mondo, ai vice campioni del mondo e i campioni d'Europa della Polonia. Per cui adesso vediamo come chiudiamo il girone. Abbiamo anche degli orari abbastanza decenti. Sì, beh, d'altronde giochiamo in Europa in questo... Esatto. In questo frangente non potrebbe essere diversamente. Ecco. Adesso, come detto, si tratta solo di guadagnare, diciamo, più punti possibili, ecco, all'interno del ring. Esattamente. Quindi speriamo bene, speriamo per la sfida contro la Polonia. Comunque sarà un bel test anche in ottica olimpiadi. Eh sì, e come detto, più che in ottica olimpica, io continuo sempre a pensare che sono dei test anche in ottica campionati del mondo, perché così come la cosa vale per le donne, vale anche per gli uomini, visto che i campionati del mondo saranno nel 2025 e non nel 2026. Per cui adesso staremo a vedere come saranno, quella che sarà la condizione dei nostri ragazzi, anche per vedere quello che succederà alla fine tra il 2024 appunto e il 2025, visto che la sfida che avremo di fronte sarà comunque impegnativa, visto che, come detto prima, abbiamo le Olimpiadi e poi subito dopo abbiamo i campionati. Esattamente. E quindi vediamo. E chi invece si sta già in qualche modo sta già gongolando per i risultati che sta raggiungendo, è niente meno che Julio Velasco. L'armata di Velasco, oserei chiamarla. È l'armata di Velasco che zitta zitta
portato a casa, dopo aver portato a casa la qualificazione olimpica e dopo aver battuto sia, come detto, la prima appunto la Corea del Sud e prima ancora la Cina, che di fatto ci hanno, no, il Canada, che ci hanno consegnato appunto la qualificazione olimpica, beh, hanno completato l'opera, e hanno avvantato altre due vittorie, la prima contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti e la seconda contro le campionesse del mondo della Serbia. E quindi, insomma, direi che adesso, come adesso, sembra che veramente quello che ha portato a casa la nazionale italiana sia effettivamente qualcosa di particolarmente interessante e anche per certi versi di particolarmente importante, visto quello che sta facendo al di là della qualificazione olimpica, perché se poi andiamo a sommare tutto questo ai risultati delle altre nazionali, beh, andiamo a vedere che effettivamente il risultato dell'Italia va anche al di là di quello che ha in qualche modo di quello che sono appunto i risultati singoli, perché poi se andiamo a vedere ci sono anche dei risultati un po' a sorpresa, perché allora andando a vedere i risultati delle altre, notiamo che la Serbia per esempio è stata battuta dall'Olanda. Al vedere quella che è la squadra serba, sembra che effettivamente siano un po' le seconde linee della Serbia, tant'è vero che in panchina non c'era nemmeno Giovanni Guidetti, ma c'era il suo secondo. Ecco, quindi segno che probabilmente Guidetti sta lavorando con le altre per certi versi a parte. Ma il risultato che forse è un po' più eclatante è stato il 3-1 rifilato dal Brasile alla Polonia, con cui in Brasile le Verde Oro hanno scavalcato la Polonia in testa al ranking mondiale e adesso sono prime. Poi vabbè, andando a scorrere, troviamo la vittoria degli Stati Uniti sull'Olanda, la vittoria di nuovo del Brasile sulla Germania, il Canada, anche qui un po' sorpresa, che batte 3-2 il Giappone, la Turchia che batte la Repubblica Dominicana, poi la Serbia che perde con la Francia, anche qui è un risultato per certi versi eclatante, il Brasile che continua a vincere con la Bulgaria, la Polonia che si fa beffe della Repubblica Dominicana, la Cina che vince con la Germania e poi ecco qua l'altro risultato che non ti aspetti, la Turchia che perde 3-2 con la Cina e il Giappone che batte 3-0 la Serbia. Quindi insomma sono risultati abbastanza pesanti e da ultimo anche qui il Brasile che batte con un netto 3-0 la Turchia e gli Stati Uniti che battono 3-0 il Giappone. A chiudere il tutto, la Cina che batte 3-0 la Polonia. Risultato questo che ha portato anche a un rimescolamento del ranking mondiale, perché se noi andiamo a vedere i risultati dell'ultimo, cioè andando a mettere insieme gli ultimi risultati, vediamo che il Brasile è in testa con 399,59 punti, e al secondo posto c'è l'Italia con 375,45, che ha sorpassato la Turchia e la Polonia.
Poi al quinto posto ci sono gli Stati Uniti, dietro di loro c'è la Cina, seguita dal Giappone, Olanda e, incredibile, al nono posto c'è la Serbia, seguita dal Canada e dalla Repubblica Dominicana, poi via via tutte le altre. Quindi insomma, in ottica ranking mondiale, beh, queste sono ottime notizie per quello che riguarda l'Italia, eh? Per cui, perché comunque, sì, si dice è una nazionale sperimentale che comunque sta lavorando anche sul collaudare i meccanismi di gruppo, sul cercare anche di amalgamare il gruppo che si era un po' perso dopo le ultime uscite, cosa che con uno come Velasco sembra che effettivamente stia arrivando tutto in modo quasi naturale, perché lui, come detto, da questo punto di vista effettivamente lo ha dimostrato nella sua carriera, è un maestro. Ma poi c'è anche il fatto che si è affidato a uno staff assolutamente di primissimo ordine, con Lorenzo Bernardi e Massimo Barbolini, tra parentesi, Barbolini SCT della Nazionale Italiana Femminile. Per cui, insomma, diciamo che l'esperienza a questo staff tecnico non manca. Stanno facendo veramente delle cose molto buone, per cui anche i risultati si stanno vedendo, anche perché poi basta vedere anche le squadre che vengono mandate in campo. Tra l'altro è la notizia di questi giorni che sembra che Caterina Bosetti abbia accusato un leggero infortunio, per cui nelle ultime uscite non si è, diciamo, non è stata figurata tra le liste delle 14, per cui nonostante questo la nazionale italiana ha dimostrato comunque una solidità che si vede dai risultati, e non ha ceduto praticamente di un millimetro a fronte di quelle che sono state le sfide che ha dovuto affrontare, perché non dimentichiamoci che, come detto, ha giocato, vabbè, a parte con il Canada e con la Corea, ma poi ha dovuto vedersela con due nazionali di primo ordine come gli Stati Uniti e la Serbia. Beh, insomma, per cui adesso vediamo anche quello che sarà il prosieguo, perché tutto questo cosa ha comportato, e qui veniamo alle prossime sfide della nazionale italiana, ha comportato il fatto che la prossima settimana, oltre alla UNL maschile, no, ci saranno anche le sfide per l'assegnazione della UNL femminile, perché partono già le sfide per a eliminazione diretta. Sfide a eliminazione diretta che inizieranno venerdì 21, e i quarti di finale saranno dove si giocherà in Thailandia, in cui l'Italia dovrà affrontare un'altra volta gli Stati Uniti. Beh, insomma, è una sfida abbastanza è una sfida abbastanza
interessante, visto anche quello che sono, quella che è stata l'ultima gara disputata in Guenelle, che si è disputata non più tardi di sabato, in cui l'Italia ha effettivamente battuto le statunitensi. Per cui adesso vediamo come andrà anche anche questo quarto di finale. Poi l'altro quarto di finale qui sarà molto un quarto di finale molto pesante e importante, anche perché sarà tra le, diciamo anche qui, una sfida quasi al vertice, perché sarà la gara tra la Polonia e la Turchia, che si giocherà sempre venerdì alle 15:30 ora italiana in Thailandia. Ecco. Dopodiché gli altri, vediamo un po' se ci sono usciti gli altri, no, qui si parla già di semifinali, no, i quarti di finale sono appunto tra, come detto, Italia, Stati Uniti, Polonia, Turchia, poi c'è Thailandia, Brasile, anche qui con la Thailandia che effettivamente è stata un po' una sorpresa, e poi il derby asiatico tra Cina e Giappone. Quindi, insomma, diciamo che ci saranno particolarmente interessanti come sfida, e si giocheranno, come detto, tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Quindi vedremo come andrà a finire questa disfida. Tra l'altro la sfida tra Italia e Stati Uniti sarà alle 12 di venerdì. Quindi, insomma, sarà una sfida particolarmente interessante. Vedremo un po' come andranno a finire. Dopodiché, come detto, il sabato invece ci saranno le semifinali e domenica la finale, appunto, che assegnerà la WNL per quello che riguarda il settore femminile. Speriamo di non incappare in una sconfitta e magari di portarcela a casa un'altra volta. E qui non ci resta che incrociare le dita. Sì, anche perché abbiamo fatto una prima fase molto buona. Sarebbe bene andare avanti, ecco, anche per già mandare vari segnali da questo punto di vista, per le manifestazioni future. Già. Questo sicuramente sarebbe un qualcosa di effettivamente molto interessante e molto... è molto importante anche per quello che riguarda la nazionale italiana, perché comunque questo significa che la nazionale italiana acquista sempre maggiore fiducia nei propri membri. E quindi attendiamo di capire come sarà l'evoluzione di queste sfide. Per cui vediamo un po'. Come proseguirà il percorso
della nazionale femminile, oltre che ovviamente anche quella maschile. Per cui diciamo che ci si sposta dalla Cina alla Thailandia. Il passo è abbastanza breve, ecco. Vabbè, rimaniamo sempre in Asia. Sì. I nostri amici del Sollevante, che saluto. Assolutamente. Che ci seguono dopo il grande successo delle scorse due puntate. Certo. Quindi, arigato, come al solito. Giusto, per ricordare. Va bene, possiamo chiudere qui con le nazionali, credo. Beh, con le nazionali sì, effettivamente. Sì, per il momento possiamo chiudere qui, in attesa di quello che è un po' l'evoluzione del mercato, delle nazionali. Ecco, l'evoluzione di quelli che saranno i risultati. E quindi direi di parlare di club, se abbiamo novità su quel mega torneo che dovrebbe portare un paio di squadre nella Serie A3. Allora, il mega torneo, ma mi pare che le squadre della Serie A3 le avevamo già individuate, anche se anche qui c'è ci sarebbe una clamorosa novità. Perché da quello che si è capito c'è una vediamo un po'. C'è una notizia che riguarda una delle squadre che è appena salita, esatto. Una delle squadre che sono appena salite, vale a dire la Polisportiva Toscania, ha rinunciato a disputare la Serie A3 del prossimo anno. E quindi molto probabilmente se ne rimarrà in Serie B. E quindi purtroppo sì, sono campionati interessanti, anche questo della Serie A3, però sono maledettamente costosi. E quindi adesso vediamo chi prenderà il posto della nazionale, sì, no, della squadra toscana. Nazionale, buonanotte, ecco, ai. E quindi insomma direi che è abbastanza, comunque sono notizie che non fanno piacere, perché comunque si vede che ci sono delle squadre che conquistano dei risultati sul campo e poi però invece i problemi economici prendono il sopravvento e alla fine non riescono a salire nelle categorie superiori. Peccato. Per cui vedremo un po' come andranno avanti queste
queste situazioni e come si comporrà anche la nuova Serie A del prossimo anno, perché non è ancora chiaro chi prenderà il posto della Toscana. Esatto. Staremo un po' a vedere. Staremo a vedere un po' la situazione. Va bene. Abbiamo detto allora, tutto quello che c'era da dire. No, no, signori. No, no, e abbiamo solo appena cominciato. Ah! Tutto quello che avevamo da dire. Esatto. Sì, anche perché è arrivato il mitico momento che tutti aspettavano. Vale a dire gli scoop di mercato. Eccole qui le bombe di Christian. Gli scoop! Gli scoop! sì. Non sono Maurizio Mosca, ecco. Come quell'altro non è José Altafini, se lo mette... Questo lo dice lei, io le prove stasera, io le prove che ancora è vivo. Sì, sì, lo so che è ancora vivo José Altafini, ma quello che dice lei non è José Altafini. No, è José Altafini quello della pubblicità, scusi. Sì, sì, lo so, l'ho vista anch'io, per cui, ecco, vabbè. Ed è anche quello di WhyLivery.com. No, quello non è lui. Sì, che è lui. Vabbè, andiamo avanti, se no non la finiamo più. Non la finiamo più, continuiamo a parlare di altro. E allora, cominciamo con una bella bomba di mercato che arriva da... arriva da Brescia con... allora... Vediamo un po' con una bella infornata di nuovi nomi che arrivano appunto da Brescia, in cui ci sono allora. Un nuovo palleggiatore che arriva, che si tratta di Matteo Bonomi, che arriva da Montichiari. Poi come tecnico, come diciamo, mi pare che sia terzo allenatore, ci sarà Max Redaelli, che arriva da Cantù, tra l'altro, ma la bomba più grossa arriva dal fatto che ha ingaggiato niente meno che da Trento, campione d'Europa, ha ingaggiato Oreste Cavuto. Un nome molto molto pesante per quello che riguarda la squadra bresciana, e quindi insomma direi che è un rinforzo con cui Brescia effettivamente fa capire che ha tutte le intenzioni di se possibile di salire di categoria e tornare, anzi arrivare in Superlega. Quindi insomma direi che per iniziare la nostra rubrica delle bombe di mercato iniziamo particolarmente bene. Con i botti, oserei dire. D'altronde estate, quindi partono i fuochi d'artificio. Com'è? D'altronde estate, quindi partono i fuochi d'artificio. Beh, ne vuole un altro, glielo servo subito. Vada. Scavo un po' le gerarchie, ma c'è una bomba che le servo praticamente subito, e arriva, questa volta però parliamo già di Serie A1 femminile, quindi insomma...
non proprio l'ultimo campionato della, della galassia, ma arriva da, appunto dalla Serie 1 e niente meno che dalle campionesse d'Italia e d'Europa di tutto e di quant'altro di Conegliano, che hanno annunciato niente meno che l'arrivo di Cristina Chirichella. Pum! Ecco, proprio pum, ex capitano della nazionale e centrale proveniente da Novara, mi pare che sia capitano di Novara, adesso come adesso, quindi insomma direi che adesso staremo un po' a vedere come, cioè è uno dei tanti rinforzi che Conegliano ha in serbo per questa stagione, e direi che ha fatto veramente il botto prendendo una giocatrice del genere, e i botti tra l'altro non sono neanche finiti, perché a quanto pare adesso stanno per arrivare annunci anche abbastanza pesanti, per cui vediamo un po' come anche come si evolverà il mercato di Conegliano. E quindi, sì, tra l'altro non dimentichiamoci che la Chirichella è stata tra le altre vice campione del mondo nel 2018, ecco, giusto così per ricordarlo. Ecco. Uso mica briciole. Mica bazzecole, eh? Ecco. Allora, e tra l'altro questa notizia fa il paio con il fatto che parlavamo di centrali e parlavamo di Conegliano, appunto ha confermato le due delle centrali attualmente in forza alla squadra di Santarelli, vale a dire Sara Fare e Marina Lubian, attualmente impegnate, come sappiamo, in UNL con la nazionale italiana. E quindi sono... E quindi direi che non è assolutamente un reparto in sofferenza, anzi poi con l'arrivo di Chirichella direi che diciamo che hanno calato quasi il carico da 90, ecco. Sì. Per cui ecco, dopodiché questa volta andiamo un po' con le nostre simpatiche bombe, ma altri colpi ve ne riservo nel corso della rubrica. Allora, è stato annunciato da parte di Mondovì il ritorno, non l'arrivo, ma il ritorno di Morgana Giubilato, che tra l'altro è reduce dalla promozione in Serie A2 con la maglia dell'Altino, e adesso è tornata nel ruolo di libero, tra l'altro è tornata nella squadra dove aveva giocato già per due stagioni, e quindi torna in quel di Mondovì. Dopodiché torniamo ai maschietti, in questo caso
e parliamo del campionato più importante della galassia. Aio! E parliamo della pallavolo La Bollente, già il nome in tutto un programma. E adesso ha annunciato una serie di nuovi arrivi, vale a dire uno schiacciatore, Filippo Gara, un altro schiacciatore che è Alessandro Graziani, un opposto che è Davide Cester e un centrale, vale a dire Davide Esposito. E poi è stato ingaggiato un nuovo libero classe 2005, si tratta di Filippo Trombin, che tra l'altro è stato convocato in nazionale A, tra parentesi, come detto ieri, questo a Qui Terme ha anche un nuovo allenatore, vale a dire Michele Totti. Quindi insomma una bella infornata di nuovi giocatori. Allora, mentre invece il Delta Group Porto Vibro, per quello che riguarda la Serie A3, sempre quella, ha ingaggiato Edwin Arguel Sanchez del 2003, che arriva da Lecce, e non è altro che l'opposto della nazionale Under 22, quindi la nazionale che arriva prima della nazionale maggiore. E quindi adesso no, Porto Vibro mi pare che sia non in altre, ecco, così giusto per, quindi dovrebbe fare il salto di categoria. Allora, mentre invece per quello che riguarda Cuneo, tornando alla Serie A1 femminile, ancora una volta si registra un ritorno, che è quello del libero Rebecca Scialanca, che era già stata a Cuneo e adesso l'ultima stagione ha giocato a Cremona in Serie A2. Dopodiché parliamo di Serie A2, questa volta al maschile. Siena ha confermato come libero anche per la prossima stagione Federico Bonami. Diciamo che per i toscani ci sono diverse conferme, tra cui il palleggiatore Thomas Nevaux, il centrale Stefano Trellini, il libero Federico Bonami. Due acquisti di peso, vale a dire Gabriele Nelli e Claudio Cattaneo, poi hanno acquistato il centrale Andrea Rossi e il palleggiatore Pietro Melato. Beh, insomma, direi che anche qui il mercato di Siena pare che si stia quasi chiudendo. Andiamo a vedere un po' se c'è, e sicuramente ci sono altre bombe di mercato, effettivamente così è. Allora, parlavamo di conferme, benissimo, parliamo di Serie 1 femminile, benissimo, andiamo a Milano. No, aspetti, ha parlato di Serie 1 femminile? Com'è? Tigotà, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia, Tigotà, belli, puliti, profumati. Sponsor della Lega Pallavolo, Serie A femminile. Esatto, non poteva che essere altrimenti. Esatto.
Io con Tigotani mi sono buttato fuori da solo, ecco, mi sono dato una saponata. Come si stava sganasciando dalle risate per sbaglio attaccato il tasto sbagliato. No, infatti sono tornato indietro, ma non su quella pagina, ma sull'altra. Ecco, allora, non sulla pagina che mi interessava, ma su questa. Vabbè, torniamo al discorso di Milano, che ha confermato anche per la prossima stagione Laura Ehrman, centrale olandese, che ovviamente continuerà la sua permanenza a Milano. Mentre Scandicci, altra squadra di vertice, ha ingaggiato niente meno che Giulia Gennari, che tra le varie cose, se non erro, ha fatto anche parte nelle scorse annate della rosa di Conegliano. Ma forse no, non era lei. Boh, comunque l'ultima stagione l'ha giocata a Bergamo. No, quella era Alessia Gennari. Ecco. Mentre invece, per quello che riguarda Vallefoglia, ha ingaggiato, ha annunciato l'ingaggio della statunitense schiacciatrice Simon Lee, che aveva giocato l'ultima stagione anche a Casalmaggiore. Ecco, invece per quello che riguarda la Superlega, ecco, abbiamo l'annuncio da parte di Piacenza, che ha messo sotto contratto Musseghe, centrale che tra le varie cose ha la nazionalità sportiva francese, quindi è uno dei giocatori della nazionale di Andrea Zani. Bene, andiamo in quel di Cuneo, questa volta al maschile, per comunicare che sono stati ingaggiati un centrale, vale a dire Mirko Compagnoni, un palleggiatore, vale a dire Roberto Mastrangelo, che arriva da Lago Nero, e un opposto, vale a dire Davide Brignac trentino. Ecco. Ecco, che aveva giocato nella Serie B del Trentino Volley, quest'ultimo, quindi insomma, un rinforzo anche abbastanza pesante. Allora, per quello che riguarda invece la Serie 1 femminile, Aurora Del Freo, anzi la Serie 2 femminile, Aurora Del Freo è una nuova schiacciatrice della futura Volley Giovani Busto Arsizio e arriva dalla B1. Poi Superlega, notizia che riguarda Cisterna, che ha annunciato l'arrivo niente meno che dalla Lube di Enrico Diamantini, nuovo centrale in arrivo a Cisterna. Poi, beh, qui c'è una interessante e pesante conferma per quello che riguarda il Vero Volley Monza al maschile, che ha comunicato di aver rinnovato il contratto al suo capitano, vale a dire Tomà Berettà. E a proposito di conferme,
per quello che riguarda la serie A2 maschile, Macerata ha annunciato di aver confermato Barafal, uno dei suoi centrali di riferimento. Non sia mai che il prossimo anno vediamo Macerata e Civitanova in Superlega. Chi lo sa? Chi lo sa? Magari useranno anche loro, andranno da Tigotà, prodotti cosmetici e prodotti da Tigotà, belli, puliti e profumati. Sponsor della Lega Pallavolo, serie femminile, ma qui non si parla di donne. Vabbè, è lo stesso, si parla comunque di pulizia nella Serie A. La Serie A è pulita, signore. La Serie A pulita, certo. Allora, Ortona, per quello che riguarda il campionato più importante della Galassia, Aio, Ortona ha confermato per la quarta stagione lo schiacciatore Matteo Bertoli. Dopodiché allora, la Ravenna, invece saliamo di una categoria, Ravenna per quello che riguarda la serie A2, ha annunciato il ritorno, anche qui un altro ritorno, Giovanni Pascucci, che inizialmente giocava nel ruolo di schiacciatore sempre nella squadra romagnola e che adesso tornerà in, questa volta in prima squadra nel ruolo di libero. Quindi c'è un bel cambio. Allora, campionato più importante della Galassia, Sorrento, ha annunciato l'arrivo del palleggiatore Calogero Turone, che arriva da San Donà. Vediamo un po'. Sì. Parliamo di, quando noi parliamo di Romario, Bebeto, Ronaldo e compagnia bella, ci dimentichiamo Golasso, di Golasso, 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 amici sportivi, wildliberi.com. Ci dimentichiamo di Leonardo, ecco, Bex, giocatore, allenatore brasiliano che tutti noi conosciamo, no? Ecco. Allora, sì, di calcio sta dicendo, perché quest'uomo è sposato con una giornalista di Sky, ossia Anna Pirlo. No, è sposato con... Lei si sta riferendo al Leonardo del calcio, giusto? Esatto. Salutiamo Leonardo e salutiamo anche sua moglie, Anna Pirlo, famosa giornalista di Sky. No, ma perché l'ho tirato fuori? Perché è una notizia che invece riguarda la... serie A2 maschile, anzi una squadra neopromossa in A2, vale a dire la Virtus Fano, che ha ufficializzato l'ingaggio di Leonardo, appunto, Fotosi. Quindi, insomma, nel ruolo di centrale, insomma, direi che è un una cosa abbastanza interessante. Mentre invece, tornando alla serie A2, questa volta femminile, andiamo alla corte di Davide Mazzanti, vale a dire a Trento, per dire che appunto la squadra di Mazzanti ha ingaggiato un nuovo posto, vale a dire Maria Teresa Bassi, che l'anno scorso ha giocato a Pescara.
Dopodiché, andiamo a scorrere un po' di simpatiche notizie di mercato. Benissimo. Allora, per quello che riguarda la Serie A2, tra i palleggiatori di Cantù è stato annunciato l'arrivo di Luca Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione nel campionato più importante della Galassia con Aio, quindi l'abbandona per andare in Serie A2 tra di tutte. Si scherza, ovviamente. E sempre a proposito di Mattoma, e sempre a proposito di palleggiatori, questa è l'altra notizia, è quella del ritorno di Mattia Cappellani, che ha giocato l'anno scorso a Reggio Emilia e nella prossima stagione, da quello che si è capito, affiancherà anche Nicolò De Palma, che è stato confermato in a Mantova. Prima parlavamo di Cantù e adesso parliamo di Mantova. Mi sono sbagliato io con le località lombarde. Sia tranquillo che col taglia e cuci risolviamo. Non c'è problema. Ma sì, vabbè, non serve taglia e cuci, tanto le notizie sono quelle. Mentre invece, per quello che riguarda Grottazzolina, neopromossa in Superlega, ha ingaggiato anche Andrea Mattei, che l'anno scorso è stato era Grottazzolina, comunque ha giocato in Superlega diversi campionati a Padova, Latina, Sora, Siena e Cisterna. Beh, insomma, un bel panorama. Allora, mentre invece per quello che riguarda Porto Viro, che è impegnata il prossimo anno in Serie A2, ha confermato, prolungando il contratto, anche il brasiliano, lo scalciatore brasiliano Pedro Henrique Ferreira Silva. Allora, ecco qui un'altra piccola bombetta di mercato. Scandicci, ecco, torniamo invece alle squadre di vertice. Scandicci ha annunciato un altro rinforzo andando a strappare una giocatrice a una diretta rivale, vale a dire Milano. Si tratta di Cara Bejeman, calciatrice statunitense del 98, che l'anno scorso, come detto, era nella squadra di Milano e adesso è stato annunciato il suo arrivo a Scandicci. Mentre invece per quello che riguarda Milano, appunto, Milano ha annunciato il nome della seconda palleggiatrice, visto che la prima è la confermatissima Alessia Oro, e si tratta della greca Lamprini Costantini, che ha giocato, che ha la prima esperienza in Italia dopo aver giocato all'AEK di Atene. Mm-hmm.
Mentre invece, per quello che riguarda, tornando alla Serie 2 maschile, Macerata ha annunciato il ritorno, tra le varie, dei vari colpi di mercato, il ritorno di Stefano Ferri. Mentre invece, per quello che riguarda rinforzo pesante per quello che riguarda Padova, visto che è stato annunciato l'arrivo dello schiacciatore della nazionale serba, Veljko Mažulović, che entra nella rosa di Padova, che è anche molto giovane, perché ha 22 anni. Invece, per quello che riguarda il campionato più importante della galassia, Aio Savigliano ha confermato anche per la prossima stagione l'opposto Christian Turcani. Allora, per quello che riguarda invece Acqui Terme, sempre nella Serie A3, mi pare, è stato ingaggiato Federico Mazza. Ah, ma ne avevamo già parlato prima. Federico Mazza, nuovo centrale appunto di Acquitec, e che tra le varie cose ha giocato diverse stagioni in Serie 2. Allora, mentre invece per quello che riguarda San Giustino, sempre per quanto riguarda il campionato più importante della galassia, è stato annunciato è stata annunciata la conferma per la terza stagione consecutiva dello schiacciatore, mi pare di sì, sì, esatto, Niccolò Cappelletti. Allora, vediamo un po' bene. Allora, invece, Prata di Pordenone ha annunciato da Aversa, proveniente da Aversa, quindi, se non sbaglio, dal campionato più importante della galassia, quindi anche lui traditore, si scherza ovviamente. Infame! Vabbè, si scherza. Infame sei stato lui, no, ma si scherza. È una gag del canale, esatto, arriva da Aversa, si tratta del centrale alto probabilmente 2 centimetri, Marin Franco, pensa che bel nome, Agrosti, ecco, che arriva a Prata di Pordenone, ecco. Mentre invece fa un bel salto di 2 categorie, saltando il campionato più importante della galassia, anche lui traditore, si scherza ovviamente, Gabriele Mirabella, che arriva dalla Serie B, quindi da Vibo Valencia in Serie B, arriva direttamente in Serie 2. E andrà nella prossima stagione, come vedete, a giocare a Ravenna. Ecco. Dopodiché,
Viene un po'. Allora, per quello che riguarda la serie 2 femminile, invece, Ambra Trevisiol, che ha giocato la scorsa stagione a Genova in serie B1, sale di categoria e andrà a giocare in quelli Messina in serie A2 nel ruolo di palleggiatrice a fianco di Giulia Carraro. Mentre invece per quello che riguarda il campionato più importante della galassia, IO, ecco, Belluno ha annunciato l'ingaggio di Francesco Guizzardi, che arriva direttamente dalla Serie B. Invece notizia di una promozione sul campo di, da parte di Conigliano, che ha annunciato che una delle sue dei suoi prodotti del settore giovanile, vale a dire Katia Eckel, che la scorsa stagione ha giocato a Talmassons e ha conquistato la promozione in Serie 1, entrerà nella rosa di Daniele Santarelli, quindi entrerà nella prima squadra di Conegliano. Allora, invece, per quello che riguarda Grottazzolina, è stato annunciato l'arrivo del centrale canadese Danny Degnanenko, che arriva, vediamo un po', arriva dal campionato francese, perché ha giocato prima a Tolosa e poi a Montpellier, da dove arriva ovviamente in Italia. Allora, per quello che riguarda invece Lago Negro, quindi sempre Serie A3, è stato ingaggiato Federico Bonacchi, che arriva da Taranto. Mentre invece per quello che riguarda Sorrento ha annunciato l'arrivo del nuovo opposto, vale a dire Michele Ciampa, che arriva dal Volley Meta e quindi giocherà nel campionato più importante della galassia. Aio. Invece Gioia del Colle ha annunciato l'arrivo del suo nuovo allenatore, vale a dire Sandro Passaro, ecco, che vediamo un po', ecco, l'ultima stagione è stato allenatore di Aversa. Ecco, e Gioia del Colle, non dimentichiamoci che ha rilevato il titolo sportivo da Palmi e quindi giocherà nel campionato più importante della galassia.
Allora, invece, chiudiamo con una notizia riguardante la serie A1 femminile. Vale a dire che Nomori Keita, che il campionato italiano ha già conosciuto, soprannominato Aquila del Nali, ha confermato il suo rapporto con Verona anche per quello che riguarda la prossima stagione, e quindi continuerà a giocare in Superlega agli ordini, tra virgolette, di Radostin Stoicev. Ecco, e quindi con questa abbiamo chiuso le bombe di mercato. Ecco. Mentre invece, usciti dalle bombe di mercato, c'è una c'è una notizia che riguarda il beach volley e la sfida che è la coppia che tutti attendevamo, vale a dire quella composta da Daniele Lupo e Ivan Zajcev. Ecco, che ha dovuto addirittura abbandonare il il torneo di Cowder praticamente fino alla praticamente all'ultimo per un problema fisico, e quindi non ha alla fine la coppia ha dovuto abbandonare il diciamo le non le semifinali ma addirittura il primo turno per un infortunio allo Zar che non gli ha consentito di proseguire nella manifestazione. E vabbè, purtroppo le cose sono andate così. Ecco, poi dobbiamo andare a... poi c'è l'Andrea Moda, poi c'è l'Andrea Moda, ma prima dell'Andrea Moda c'è anche una simpatica notizia che riguarda Mod e Na, visto che come ben sappiamo la tale varie cose è stata un po' una notizia che è stata un po' un fulmine a ciel sereno, per quel a ciel sereno era un cielo già abbastanza tormentato quello di Modena, ed era una notizia che avevamo già dato, vale a dire quello che avevano avevano già perso una delle tifoserie organizzate, vale a dire quella della quella degli irriducibili gialloblu, che è stata una delle tifoserie organizzate che finalmente hanno sostenuto la squadra più prestigiosa della storia della pallavolo maschile, almeno negli ultimi anni. Ebbene, alla fine hanno c'è stato un comunicato in cui praticamente hanno accusato, tra virgolette, il club
di poca fiducia e comunque e di assenza di dialogo praticamente operato comunque da parte dei club nei confronti dei propri tifosi. E quindi quello che è successo è stata diciamo un po' la conseguenza del fatto che anche questo club alla fine si è sciolto e quindi la tifoseria diciamo il Palapanini sarà un po' meno gremito, ecco, nella prossima stagione, anche perché comunque è in corso la campagna di abbonamenti per quello che riguarda la prossima abbonatovi, subatevi, come dicevo poi. Ai ai ai. E quindi infatti nel comunicato si parla di questo cambio di atteggiamento che non è piaciuto alla tifoseria milanese. E quindi vediamo un po' come andrà a finire anche questa che è, diciamo che per la squadra di Modena non è una situazione piacevole, anzi non è per niente facile. No. Va bene, Cristian, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, salvo chiudere con una pagina non proprio piacevole, perché abbiamo avuto la notizia che in settimana è scomparso Franco Del Chicca, che è stato tra le varie cose, almeno nell'ultima delle esperienze, è stato allenatore dell'Inzan Volley, ma tra le varie cose è stato il figlio di Renzo Del Chicca, che altro non è che il fondatore della Pallavolo Parma, squadra che anche qui non ha certo bisogno di presentazioni, visto quello che ha portato a casa nel corso degli anni. Quindi ci uniamo, come sempre, alla famiglia in questo momento di Europa e anche alla squadra che allenava, alla società che ha accolto la notizia in modo abbastanza affranto e costernato. Tra l'altro c'è stato anche un messaggio di cordoglio da parte del sindaco, come era giusto che fosse. Per cui chiudiamo con una pagina un po' triste, però era doveroso anche ricordarlo. Naturalmente, che la terra gli sia lieve. Come sempre. Va bene, dopo questa parentesi un po' triste, ma giustamente da ricordare, direi di chiudere qua. Sì, sì, altre notizie al momento non ne abbiamo. Magari vi aggiorneremo con qualche puntata speciale, come è successo settimana scorsa. Mm-hmm. Sì. Assolutamente. Seguiteci sul nostro canale. Ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti. Lunedì
seguiremo gli europei di quello sport dove la nostra nazionale guarda i mondiali da Livano, ma quantomeno gioca gli europei in campo e quantomeno un minimo vince, almeno contro squadre del livello tecnico inferiore come l'Albania, ecco. Ovvero sia gli europei. Ecco. Poi martedì volle click Portogallo Repubblica Ceca, mercoledì Scozia contro Svizzera, giovedì alle 18 Danimarca contro Inghilterra, alle 21 Spagna contro Italia, venerdì Olanda contro Francia, sabato podcast targato Chiesa del Wrestling e forse Belgio contro Romania, domenica Svizzera contro Germania e la IndyCar da Laguna Seca. Questo il menu per quanto riguarda settimana prossima. Ottimo. Poi naturalmente potremmo aggiungere qualcosa per la Nations League, diamo un attimo i nostri orari, ecco. Perché quasi quasi un giretto per guardarsi Italia-Polonia si potrebbe fare, però vedremo il aggiornamento. Infatti un giretto si potrebbe fare, però stiamo a vedere. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Official, sul canale YouTube di The Click, oltre ai canali YouTube e Viola di Open Wrestling TV. Quindi sei Tune, sei Chiesa del Wrestling, sei Open Wrestling TV, ma soprattutto sei Click. Detto questo, Erokas, come c'è stato Shiro Takigawa, e che gli è Yuji dal contrario, e che è il cordiale gufo, e che gli è il dottor aggiusta tutto, arrotino, artigiano della qualità, facchino di Wailivery, .com, protettore di Pino il gatto filippino, Mimosa la gatta dell'acqua cetosa e Giginiu il gatto Dumara Canasigno. Il quale è quello? Non si sa. E commesso di Tigotà, Tigotà, prodotti cosmetici e prodotti per la pulizia. Tigotà, belli, puliti e profumati. Sponsor della Lega Pallavolo Serie Femminile. Ma naturalmente il dottor Cristian Buttazzoni. Sì, non poteva che essere diversamente, no? Ecco, adesso ho visto, mi sono trovato una nuova occupazione. Lei sì che porta avanti questo paese in maniera piena. Sì, sì, certo. Non adesso faccio il qualunquista alla cavolo di cane. Non come i politici italiani che prendono soldi, tutti li prendono. Esatto, esatto. Visto? Lei porta avanti il paese, meriterebbe la medaglia all'onore, dottor Buttazzoni. Certo, certo, sì, sì. Assolutamente. La medaglia del cane. Vabbè, non si sminuisca. Ah sì, dai, si scherza. Sì, lo so. Non si sottovaluti, mi verrà lei. Vabbè. Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo con i mantra, va, che la vedo già bello assonnato. Beh, tanto. Al peggio del fallo c'è il canestro, ce n'è per tre. Esatto. Spiazze. Fallo Olimpia Milano che si trasforma in Virtus, fallo Bologna per la gioia dell'uomo della sedia. Esatto. Anche se è stato molto triste. Che l'Olimpia ha vinto lo scudetto. È il 31esimo, signori, questa settimana. Sì, sì, con qualche polemica di troppo. Ma... Poi fino alla fine forza Vunere che si trasforma però in Fortitudo dominante, Fortitudo, la nostra gloria sulle strade di Bologna, la storia, Virtus, tieniti pronta a capire, la Fortitudo è qui per dominare. C'è solo la F, peccato che anche lì le polemiche l'hanno fatta la padrona, vabbè. Esatto. Poi hashtag caprone, hashtag gufo time. Ecco, esatto. Poi Alessandra la muciaccia, Alessandra matrimonio a prima vista, Alessandra primo appuntamento. Sì, la mandiamo sempre là, certo. Ma soprattutto quella data lì. Un giorno la scopriremo, signori. Sì, sì, quando è andata a forum. Esatto. Poi ci sono varie cose scontate nella vita, anzi sicure nella tre vita. Tre cose scontate nella vita, ecco. No, la morte, le tasse, il caso Velasco. Cosa? Tre cose certe nella vita, la morte, esatto. Le tasse, sì, va bene. Ma non l'ho scritto io, l'aveva scritto qualcun altro questo.
però vabbè. La morte, le tasse, il caso Velasco, la fai dai Gonu Mazzanti e Conegliano che vince un trofeo. Esatto. A proposito, dicevo, Perugia, campione d'Italia di volley maschile. Esatto. Poi Red Flag. Tutto, ecco, Red Flag, sì. La guerra più totale Virtus contro Olimpia, ormai è finita. Vediamo l'anno prossimo. Sarà ancora così. Esatto, poi ricordiamo Miss The Click, che è naturalmente la nostra Alessandra. Rete Glory Educational. Sì. Ecco. Se vi iscrivete e vi subate per quanto riguarda Twitch, o vi iscrivete, attivate la campanellina per quanto riguarda YouTube, in omaggio un fallo per l'Olimpia Milano, uno sconto per il nightclub di Andrea Sassetti e naturalmente un saluto dal cugino sceicco di Aldo Bruno, ovvero sia Aldan il Brunei. Eccolo là, oh, ci mancava Aldan il Brunei. Esatto. La fiera dell'S per due soldi in un topolino mio padre comprò. Certo. Però volevamo salutare anche tutti i ragazzi che stanno iniziando la maturità in questo periodo. È il momento delle interrogazioni. Esatto. Allora, cosa ha vinto Nico Rosberg? Il Gran Premio di Spagna del 2015. Cosa ha vinto Giovinazzi? La 24 ore di Le Mans 2023. Ah, tra l'altro, bissata nel 2024. Ma non esattamente, facciamo gli applausi per la Ferrari che ha vinto la 24 ore di Le Mans pure nel 2024. Gara molto sofferta quest'anno. Sì, direi di sì. Beh, dove è successa letteralmente la qualunque. Ma d'altronde, diciamo che è una vittoria che fa bene per la classifica. Eh sì. Perché quest'anno sembra che veramente i rivali siano particolarmente agguerriti e non ci sia solo la Toyota. Per cui, insomma, avere una vittoria dal punteggio doppio, beh, diciamo che gli fa fare un bel respiro. Eh sì. Poi vediamo come andrà il resto del campionato. Diciamo rimane una vittoria di prestigio comunque. Certo, diciamo che stanno soffrendo più del previsto. Infatti io avevo tanta paura per questa 24 ore di Le Mans, poi siamo riusciti sul filo di lana praticamente. Già. Tra l'altro, a proposito di Ferrari, salutiamo anche un ex pilota che era comunque in una delle Ferrari che stavano gareggiando. Ciao Robert Kubica. Già, che è andato a rischio di vincere. Cioè. Sarebbe stata una bella storia. Beh sì. Tutto quello che ha visto, ma comunque onore a lui, è già un bene che sia ancora a guidare, visto quello che gli accadde qualche anno fa. Poi ricordiamo Pino il gatto filippino, Mimosa la gatta dell'acqua cetosa, Gigiño il gatto d'Umara Canasigno, e dobbiamo ricevere informazioni su questo che gatto. Non sappiamo qual è dei quattro, esatto, dei cinque. Ah, 5 pure, bene. 5, sono 5. Madre mia. Non sappiamo quale dei 5. Dire benissimo. Speriamo di avere novità per questa trasferta a Lubiana. Quindi. Comunque sono sempre le nostre religioni, sempre nei secoli dei secoli. Esatto. Bravo. Poi ricordiamo la Serie A3, il campionato più importante di tutta la galassia. Aio! Esatto. Poi Volley Click, un programma sponsorizzato dalla FIPAV. Viva la FIPAV! Vorrei sempre nei secoli dei secoli. Amen. Poi vabbè, le bombe di Christian. Ricordiamo che è uscito il nuovo singolo estivo dei Ricchi e Poveri. Non sto scherzando. Sì. Qual è? Mamma Maria? Mamma Maria Remix 2024. Faccia controllare. No, si chiama Aria il nuovo singolo. Ah, sì, ok.
Vabbè. Credo non c'entri con la canzone di Marcella Bella. Nell'aria. Anch'io. In realtà sto cercando anche di ritardare il tutto, perché è il momento delle malattie. Delle malattie. Wildlivery.com, vigno, cerveza, sì, bevida a domicilio. A ora entrega in 30 minuti alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, para che orre di nero, wildlivery.com. Beh, questo le viene bene. Sì, cerchiamo di andare un attimo, aspetti però, che c'avevo, ecco, ricordiamo, Skradu, Askrift, OG, Virk già, Bioluna, Saidid, Vinny Ocar. Che vuol dire? Iscrivetevi, attivate la campanellina, supportate il nostro lavoro in islandese. Già. Eccolo, è arrivato il momento delle malattie. Wildlivery.com al Nabid, wal Birat, wal Mashrubat, Tasil, Ila Manzili, che la Alfar, che non è Angelino Alfano, Fita Latin, da Kikatan, Eind, Darajat, Ararat, al Mitaliat, Muba Sharatan, Min al Muntaj, Atta, Tata Makan, Min, Altafir, Golasso, 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 Golasso. Romario Bebetu, Wildlivery.com. Ma non la, ma la smitta, non è José Altafini. Non sarò José Altafini, ma sappiamo che José Altafini è vivo e lo vedrete poi a fine puntata. Sì, quello sì. Anche perché è il nostro nuovo sponsor per le scommesse sulla pallavolo, quindi se volete scommettere... No, le scommesse sugli europei, sì, ma vabbè. Dovete avere... Tenetevi le scommesse per il calcio, grazie. Ecco, tenetevele. Sì. Vediamo un po' cosa possiamo dire ancora. No, abbiamo finito tutto. Quindi, soprattutto... Quindi, soprattutto, ricordatevi che non potete andare a dormire senza fare la guardia al vostro letto, perché non sapete mai quello che vi capita da dietro, o da davanti, o da sotto, o da che ne so io. State molto molto attenti quando andate a dormire. Andateci con la corazza o con l'armatura, è un consiglio. Perché come sempre, buonanotte e buone botte! Grazie a tutti per averci seguito, noi con Volley Click, a meno di notizie straordinarie. Ci vediamo settimana prossima, quindi Cassa, Shiro Takigawa, Striscia la Notizia. Aio! Che cos'è lo sport? Per José Altafini è determinazione, velocità, precisione. Per Fabio Galante è talento, imprevedibilità, fantasia. Che spettacolo, amici! Per Daniele Massaro è tecnica, visione strategica, sofisticato calcolo matematico. Sì, alle volte ci vuole un gran... Snaifan, siamo tutti playmaker. Pronostica gli europei con Snaifan Playmaker e vinci premi d'ola. Perché a volte ci vuole un gran co... Ecco! Aio! Aio, altro che calcoli matematici. Aio! Aio!